Abbiamo quindi con noi Fernando Rossi, che è responsabile degli interni, che ci parlerà proprio delle proposte per le politiche interne. Prima abbiamo ascoltato Gianni, che è un quasi camerata, viene da destra, e adesso tocca a me, che vengo da sinistra e sono un compagno sui generis, nel senso che tutto l'impianto che si rifà all'accumulazione capitalista come frutto del plus lavoro è ormai rimasto molto indietro. Ancorché pensato 200 anni fa, non fai i conti col fatto che oggi il problema è il potere della grande finanza. E che dividerci tra destra e sinistra, proletari e imprenditori, giovani e vecchi, rispetto all'obiettivo di battere la grande finanza è fargli un grande favore. Nelle parole di Gianni, l'analisi era lucida, corretta. Io farei, mi è venuto in mente, insomma, nell'ascoltarlo, un excursus per sommi capi, perché è stata quasi una folgorazione questa idea. Non ne vengono tante, quindi mi passa per la testa. Cos'è che è avvenuto nella storia dell'umanità? Molto per sommi capi. Quando abbiamo l'organizzazione tribale, questa garantisce a tutti i membri della comunità. E c'è quello che porta la parola divina, quello che doma le paure o del fuoco o dei temporali, è quello che fa i disegni, quello che danza, quello che fa la musica. Ma non è che ognuno di questi doveva andare a caccia o doveva fare l'agricoltore, era quello che faceva per la comunità. E la comunità lo alimentava, gli dava quello che era cacciato, quello che era stato colto. Dopo millenni di civiltà siamo arrivati al punto in cui ognuno di noi è da solo come un cane. Allora questo non è poca cosa a rifletterci su, ma come si è poi sviluppata la civiltà cosiddetta? Il potere era di fonte divina, quello aveva diritto di dire cosa bisognava fare, come andava organizzata l'alimentazione, il rapporto tra le persone e l'ambiente, perché portava una visione, che poi si trova dopo nella ideologia delle forze politiche. La circolarità. Bene. L'ideologia che cosa deve fare? Deve dire come penso il mondo, come devono stare tra loro gli uomini, il rapporto con l'ambiente. Poi all'interno ci sono le nascite dei partiti, che cercano di avere il potere, avere un consenso per rappresentare i programmi, i progetti che una comunità, piccola, grande, nazionale, nazionale, si deve dare. Per realizzare questi programmi serve il denaro, usciti dallo scambio e dal baratto, serve il denaro. Il denaro è l'ultima cosa rispetto a questa visione del mondo, quello che bisogna fare. Che cos'è che è avvenuto? È che da là sotto i proprietari del denaro sono andati sopra e come dice anche il Papa abbiamo il Dio denaro oggi che governa questo pianeta e la grande finanza ha messo sotto di sé partiti, stati, media, i pensieri con le fondazioni, con le università. Questo è il problema che abbiamo oggi, togliere il potere alla grande finanza, la grande finanza che governa gli stati, i partiti, le multinazionali, i media, le banche. Tant'è che loro stessi cominciano a parlare del Bilderberg, fino a qualche anno fa chi diceva la parola Bilderberg sembrava fosse un pazzo, anzi era ritenuto un pazzo, cominciano anche loro a dire sì che ci sono dei centri in cui c'è qualcuno che decide sopra i governi, sopra i parlamenti. È evidente questa situazione. Noi siamo partiti nel 2007 con questo salto qualitativo. Non c'è democrazia. Non solo perché la Costituzione è inapplicata, non vuol dire è bella, è bella, è bella. Cioè è bella perché non l'avete attuata. Non l'hanno attuata in nessun punto questa Costituzione. Ma poi i partiti che faranno finta di litigare tra loro, sono tutti lì ad attuare i programmi.
partoriti dal grande potere della finanza. Lo stesso Soros finanzia i gruppi di estrema sinistra con tanta tranquillità con cui finanzia i gruppi di estrema destra. Io ho fatto il 68 convinto di cambiare il mondo, mi sono preso una bella manganellata sul mio nasino, pensavo di fare la rivoluzione, dopo ho saputo che stavo facendo i loro programmi, che erano quelli di colpire la Francia e l'Italia, che diventavano dal punto di vista politico e economico troppo forti. E hanno usato anche quel famoso Cohn-Bendit, che adesso dicono è il dio dei verdi, è leggermente sionista, è d'accordo con tutte le guerre, ha sostenuto l'introduzione del nucleare, ma è un verde e va bene, avanti così. Quindi c'è un disegno, dalle primavere arabe alle guerre finanziarie, sconfino un po' nel campo di De Sì, come lui un po' è venuto nel nazionale, perché in effetti non è facile la visione che abbiamo noi tenere diviso l'internazionale dal nazionale, perché tutto si tiene. Noi paghiamo quello che altri scelgono. Tu è stato prima per Mattei, poi è stato per il nucleare italiano, poi è stato per Olivetti, poi è stato per Moro. Questo è il disegno. Non deve esistere un'entità nazionale che sia di ostacolo a questo livellamento della globalizzazione che vogliono. Noi facciamo discendere quindi di qui gli obiettivi della nostra battaglia. Non crediamo che questa sia una democrazia. Personalmente preferirei una dittatura illuminata rispetto a quello che stiamo vivendo, ma non voglio arrivare qui, perché non so chi mi metteranno come dittatore, loro. Magari se ne ragionerà quando il popolo conterà davvero, però, perché già in passato il dibattito è stato molto sviluppato, anche se facciamo finta che la Grecia sia stata solo quella della democrazia e quant'altro. A parte il fatto che in Grecia votavano quelli che combattevano, chi non combatteva non votava, e tutto era gestito dalle famiglie anche più ricche della realtà. Comunque, la digressione è parlata un po' fuori tema, il ragionamento è no a questa non è una democrazia. E quando abbiamo pensato al movimento abbiamo detto solo che i temi, dalla visione internazionale della finanza, il sionismo, e poi ci mettiamo dentro il fatto che non crediamo in questa democrazia, ma quando la gente sarà pronta a questo? Abbiamo pensato ci vorrà 20 anni. Ma è anche vero che è facile se si ragiona con qualcuno che ha la mente sgombra, cioè se non fa parte delle clientele, delle mafiose clientele dei partiti, se una persona è davvero alla ricerca della giustizia e della verità, si fa presto ragionare sul fatto che il mondo così non può andare avanti. Ci avevano detto che risolvevano il problema della fame con gli OGM, da quando gli OGM c'è più fame nel mondo, ovviamente, perché quello è il loro disegno. Perché poi c'è il consumo delle materie, cioè non è possibile mantenere l'attuale situazione e l'idea folle che ci possa essere una continua crescita di produzioni, di beni, di consumo, un continuo sviluppo, industrializzazione, è una balla. E ce lo dimostrano loro nel momento in cui, nella loro globalizzazione, per competere devi avere meno addetti alla produzione, meno incidenza quindi del costo del lavoro per unità di prodotto, e poiché si punta sulle tecnologie, sulla meccanizzazione, sulla robotizzazione e quant'altro, c'è meno bisogno di mano d'opera. Però noi abbiamo la qualità, noi abbiamo la tecnologia, cioè tu vuoi dire che tu hai la tecnologia e la Cina che fa 350.000 ingegneri nucleari non ce l'ha? Se anche non l'avessero, fanno presto a comprarla dove c'è questa tecnologia, dove la compri anche tu, magari compra la nostra, quindi non è che vinci rispetto agli altri con questo. Allora il tema resta riduzione degli occupati, riduzione dei salari e riduzione dei diritti dei lavoratori. Ma se chi lavora, e non solo, con il pareggio di bilancio, riduzione del welfare, allora, se chi lavora ha meno salario e sono meno quelli che lavorano, se c'è meno welfare e quindi la gente ha meno risorse da spendere, ma i beni di consumo chi li consuma? E finisce.
non si chiude il cerchio, cioè siamo in una situazione in cui ci raccontano delle balle enormi, ma non finisce questo tipo di sistema, o finisce in un disastro enorme. Allora, partendo di qua, cioè che dovrebbe essere facile spiegare alla gente come faccio a pagare la moneta debito, il debito che mi fanno, se non hanno mai stampato quei soldi con cui io dovrei pagare gli interessi. Dove sono? Li devo prendere la Francia? Li devo prendere la Germania? A chi li prendo? E loro a chi li prendono? Cioè, come sta in piedi questo sistema della moneta debito? Non sta in piedi! Uno, due, tre, l'immigrazione che diceva di sì, cioè ci fanno stare su un terreno che non è solido, né dal punto di vista del realismo, dell'economia, della scienza, della cultura. E come fanno? Hanno la proprietà dei media, hanno la proprietà dei centri universitari, delle fondazioni. Se voi vedete Draghi e tutti quelli che sono in alto, vengono dalla stessa loggia massonica, vengono dallo stesso tipo di università e poi sono stati presi, educati, preparati. Cioè Renzi non è l'unico cavallino su cui puntavano, ne hanno formati una cinquantina e alla fine è venuto fuori lui, ma sono uguali! Sono passati attraverso le stesse passaggi mentali di formazione, di educazione, come ci si rapporta al sistema, come si fa la clientela, come si sta con la banca e come si sta con la malavita. Perché la malavita è una parte integrante del sistema di potere della grande finanza. Non solo lo scopriamo con la questione della droga Afghanistan, ma come mai in Sicilia stanno costruendo il più grande supermercato ed è della malavita cinese? Come mai? Non è che vogliono poi usare questa malavita per in Cina andare a creare i problemi che le hanno usata già in Italia per l'occupazione americana della Sicilia, l'hanno usata in Libia, l'hanno usata in Siria, l'hanno usata in Kosovo. Quindi la malavita è al servizio della grande finanza, non fosse altro per il fatto che i suoi enormi profitti vanno tutti nelle banche, nelle mani della grande finanza internazionale. Quindi è tutta una cosa che si tiene. E allora ci vorranno 20 anni, ma invece la logica del confronto, l'informazione e poi quello che sta maturando. Perché è dal 2008 che ci dicono il prossimo anno finirà la crisi, il prossimo anno finirà la crisi, il prossimo anno finirà la crisi, il prossimo anno finirà la crisi. Prima delle elezioni va tutto bene, da anni, ma poi le cose non migliorano per niente. Ogni giorno continuano a chiudere migliaia di imprese. Anche se il presidente della Confindustria, della Confartigianato, degli artigiani, degli imprenditori è dentro al sistema e quindi ci sta a recitare la parte in commedia prima del voto, il capo degli industriali dopo il voto ha detto che c'è qualche problema, ma prima andava tutto bene, bene. Quindi è una situazione complessa, ma se la gente ci pensa, 70% di disoccupazione al sud. Ma in quale civiltà si può reggere una situazione di questo tipo? Allora ci sono tutte delle cose vere, reali, che basterebbe dirle alla gente e può essere che le cose cambiano più rapidamente di questi 20 anni. E invece io trovo che c'è questo avvilimento nel senso, avete visto le elezioni, italiani di merda, guarda lì, hanno votato ancora, quelli là si sono fatti fregare con gli 80 euro, che c'è molto di vero. Ma però i conti li avete fatti? Guardate che gli mancano dei voti a questa gente. Non solo il primo partito si è rafforzato, quello del non voto, della scheda nulla e della scheda bianca, ma gli mancano dei voti. Voi mettete insieme i voti di chi viene dal PC, PDE, PD, ormai la metamorfosi è stata abbastanza lunghetta, di quelli che vengono dalla DC ma non erano andati con la Berlusca e i Montiani che sono della stessa mamma, e i voti dove sono finiti? Gli mancano, ma gli mancano 700.000 voti. E poi, grande vittoria, 41% per Renzi, a parte il fatto che adesso gli applicano il 41 bis a quelli dei DS più che il 41%. Il ragionamento allora è: non è vero che questo voto sia stato un loro trionfo del sistema, da Berlusconi a Renzi e compagnia. Non è vero. È vero che non ce l'abbiamo fatta a recuperare in quelli che si sono astenuti o voto nullo o voto bianco la fiducia in un cambiamento.
non gli abbiamo presentato un soggetto politico in grado di garantire un percorso. C'è la questione Grillo, che è un movimento, e quindi dentro c'è di tutto, c'è un ruolo non del tutto democratico della Casaleggio e di Grillo, il non del tutto ovviamente è un... è un aforismo. Ecco, esatto. Ma però noi abbiamo visto sul territorio tanti 5 Stelle che sono animati davvero dalla ricerca di un miglioramento sul territorio, del contrastare i palazzinari, del contrastare l'abuso sull'ambiente, di non accettare questa divisione destra-sinistra. Secondo noi sono un interlocutore, vediamo come si muovono, vediamo che posizioni prenderanno nel concreto, ma il concetto che torna è: dobbiamo sviluppare il pensiero che la divisione tra destra e sinistra è un suicidio. Dobbiamo sviluppare la consapevolezza di come è forte questo sistema. Ma invece di farlo come loro vorrebbero, cioè uscirne con la paura della forza che hanno, quando mai li batteremo, portare in campo il fatto che stanno lavorando, dedicando tante energie a corrompere i capi e i capetti di gruppi e gruppetti di destra e di sinistra, a controllare l'informazione, persino Facebook, Internet e quant'altro, le leggi che hanno fatto in Grecia, per cui a Nikos non abbiamo potuto intervistarlo col suo sito, perché se lui entra col suo sito, dopo glielo chiudono a proposito di libertà e di democrazia. Allora, se assumono i troll per bloccare quelli che in internet sostengono le loro idee, bene. Dobbiamo capire che se lo fanno è perché hanno paura, è perché sanno che il re è nudo, è perché sanno che si basano su un sistema ingiusto e che se si aggrega la domanda di giustizia e di verità loro sono in pericolo e vogliono evitare che si aggreghi questa domanda. E loro sono entusiasti quando qualcuno dice: il 9 dicembre occuperemo, faremo la rivoluzione, distruggeremo tutto, avremo noi il governo in Italia. Ma sanno benissimo che non avverrà, ma hanno bisogno di fare in modo che il pensiero del cambiamento sia gestito da Casa Pound o Forza Nuova, per cui non c'è aggregazione e la cosa finisce lì. Esatto. Lo fanno apposta. E noi dobbiamo allora riuscire a far capire alla gente: si costruiscono le condizioni, si aggregano dei pensieri diversi, si sta, non nel nostro movimento. Noi non vogliamo avere un movimento come i partiti che... quante famiglie siete in famiglia? 12, iscriviti, poi così dopo quando arrivano le elezioni ho 12 voti, 12 consensi. No, non ci interessa questo qua. Noi vogliamo degli aderenti, un nucleo di aderenti, qualche centinaio di persone, coeso, disciplinato, per cui ogni tanto buttiamo fuori qualcuno, coeso, disciplinato, che sa, che vuole sapere, che vuole conoscere, e poi facciamo un'altra proposta aperta, chiusi al nostro interno, sicuri che non ci sia nome dei servizi, che non ci sia qualcuno che lavora per conto terzi, poi aperti, a tutti, no? No, perché sappiamo anche noi che quando si votò Barabba e non Gesù. Sappiamo anche noi che il voto cosiddetto democratico è una gran truffa, perché controllano le medie, corrompono i partiti e non ce la fai a dire agli italiani che progetto vuoi presentargli. Lo sappiamo benissimo. E sappiamo benissimo che tanta gente, o per come si è governato, o per... c'è anche chi non gliene frega niente della politica. E voglio dire che è sbagliato, non è facile rispetto a quello che è successo fino ad oggi, però c'è tanta gente che non gliene frega niente, né della società, né della politica, né vuole bene a chi abita nel suo paese, nel suo stato, c'è di tutto. E perché questo di tutto deve votare e decidere le sorti del paese? Addirittura il PD diceva: la badante deve votare, non gliene frega niente, tra un mese va a casa sua perché deve votare. Allora il ragionamento che noi facciamo è: nelle assemblee sovrane non è che il primo che passa per la strada aderisce, va lì e decide, no. Entra nell'assemblea sovrana chi è d'accordo che la moneta deve essere del popolo e che il paese, lo Stato, deve essere sovrano.
perché per noi è la strada con cui si blocca la globalizzazione e il potere della grande finanza. Non ce n'è un'altra. Chi parla d'altro è perché, per conto terzi, vuole farci perdere del tempo e confonderci le idee. Chi sta a questo può partecipare e decidere nell'assemblea sovrana se è fascista, comunista, quello che non ce ne frega un bel niente. E insieme si discute e si ricercano le soluzioni migliori sul territorio. Ha camminato questa proposta? Non ha camminato. Perché? Perché nei gruppi, nei gruppetti, nei movimenti, nei movimentini c'è il liderino che vuole essere sicuro di essere eletto e allora se dai l'estrazione a sorte non gli va bene e poi vuole comandare lui e se deve confrontare le sue idee con gli altri, ma perché quelle di destra, quelle di sinistra? E quindi non ce l'abbiamo fatta, ma si imporranno. Rimane la nostra proposta politica perché non c'è nessun'altra soluzione. Tutti quelli che si sono illusi di rinnovo la destra perché dicono euro, rinnovo la sinistra perché dico qualcos'altro, è una minestra riscaldata e non misura più i problemi e le urgenze vere che hanno i popoli e che hanno i cittadini. Quindi noi dobbiamo, io credo, tenere al centro l'obiettivo di liberarci dal potere della grande finanza, di avere una moneta che sia del popolo e non moneta a debito ma a credito e di avere la sovranità del nostro paese, aperto a collaborare con tutti i paesi che rispettano le sovranità degli altri paesi. Sarà dura, certamente, ma se riusciamo a ragionare con la gente non c'è nessun'altra soluzione che possa garantire un futuro ai milioni di giovani italiani, che sono miliardi nel mondo, che diversamente non avrebbero futuro.